Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi. Anzi, vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Bene, fratelli, oggi il Signore ci mette dinanzi alla nostra vita, ci mette dinanzi alla nostra storia, ci mette davanti alla nostra primogenitura, mette davanti noi, le nostre famiglie, mette davanti le nostre comunità. È una parola fortissima per la Chiesa, è una parola fortissima per i vescovi, per i presbiteri, per i sacerdoti, per le suore, per i consacrati. Una parola fortissima per i diaconi, per i seminaristi, per tutti noi, per le mogli, per i mariti, per i papà, per le mamme, per i figli, per i fidanzati, per tutti. Interessante. Viene forse la lampada per essere messa, cioè è l'originale greco, è tradotto benissimo, e sta avvenendo, è venuta alla nostra vita una lampada o no? Lampada per i miei passi è la parola. È venuta alla tua vita la parola? Sì che è venuta, vero? E dov'è oggi? E questa è la domanda fondamentale, una domanda seria. Dove è oggi la parola che è venuta alla tua vita? Dov'è la parola che viene ogni giorno alla nostra vita? Dov'è? Sotto il moggio? Sotto il letto? Oppure ben in luce, sul candelabro, ben in vista sul candelabro? Che significa concretamente tutto questo? Significa la parola che è venuta, che viene, cioè che la parola che è dinamismo, che è un cammino, che è un movimento, che è Dio stesso che si fa carne in essa e che viene costantemente alla nostra vita, che viene a perdonarci, che viene a tirarci fuori dai guai, che viene a prenderci nelle situazioni più difficili, che ci accompagna, abbiamo visto ieri, che è venuta alla terra cattiva, alla strada, ai rovi, alle spine, al deserto, e ha dato vita. La parola che fa bella la nostra vita, che fa bella la nostra famiglia, che fa bella la Chiesa, che fa bella la comunità cristiana. Questa parola ci ha strappato veramente? Oppure noi ci siamo come fermati, come dei muli, inchiodati nel nostro ego, nel nostro egoismo, ci siamo induriti nel nostro orgoglio? È venuta la parola di Dio e noi stavamo ascoltando la parola del demonio? Perché nascondere l'opera di Dio nella propria vita, nascondere la parola, è fare come l'amministratore ingiusto, l'amministratore infedele, cioè che non ha fede, disonesto, che per paura nasconde il talento sottoterra, cioè si autoseppellisce, si suicida per paura, la paura che viene sempre dal demonio. Gli uomini per paura della morte sono schiavi tutta la vita, per paura, per l'inganno del demonio. L'uomo è schiavo della paura, ma noi, dice, non abbiamo avuto uno spirito da servi, da schiavi, per rimanere nel timore, dice San Paolo. Abbiamo ricevuto uno spirito
che grida dentro di noi: Abba, papà. Uno spirito che ci fa liberi, liberi di amare, liberi di salire sulla croce. Ecco, ecco il lucerniere, la croce. La parola viene per produrre frutto. La parola viene dal cielo ogni giorno, ci è predicata e genera in noi la fede. E la fede ci spinge a salire sulla croce con Cristo, a essere crocifissi con Lui. Il candelabro è il tuo matrimonio. Il candelabro è la precarietà economica. Il candelabro è quando ti hanno escluso da delle decisioni importanti. Il candelabro è la solitudine. Il separato. Forse il divorziato. Il candelabro è la tua vita, la tua storia di oggi. È lo studio all'università. Lo studio tante volte arido, fallimenti nello studio, le difficoltà nello studio, il candelabro è la lavatrice, è il tavolo da stiro, sono i piatti da lavare, i bagni da pulire, i pannolini da cambiare. Il candelabro è il talamo nuziale, dove ogni giorno la parola viene verso di noi, si fa carne, perché possiamo offrire l'uno all'altro la luce della Pasqua, la luce che ci strappa al nostro egoismo e ci consegna all'altro, anche nel rapporto intimo, nel rapporto sessuale, nell'unione dei nostri corpi aperti alla vita. Accidenti. Se non è un candelabro, una coppia che vive la propria vita, la propria sessualità alla luce della volontà di Dio, del Magistero della Chiesa, dell'Umane Vite, non è facile trovarla, perché non è facile vivere, ma la garanzia è la parola che viene alla nostra vita, la luce che viene alla nostra vita. E quella è la garanzia, la luce che viene nella nostra vita attraverso la comunità cristiana, attraverso la Chiesa, attraverso la predicazione e la forza dei sacramenti che ci uniscono a Cristo, perché è Cristo la luce che noi portiamo, portando sempre nel nostro corpo il morire di Gesù, perché appaia in noi la sua risurrezione, la luce della sua risurrezione, la luce della Pasqua. Lo portiamo dentro vasi di creta, perché appaia che questa grande, incommensurabile, incomprensibile potenza, la potenza di amare, il potere amare l'altro così com'è, anche quando è un nemico che ci ruba territori, che ci ruba l'onore, che ci ruba le nostre sostanze, cioè quello che ci fa vivere, perché questa potenza non viene da noi, ma viene da Dio. Ma Dio prepara una storia per noi, come l'ha preparata per i Suoi apostoli, per i Suoi discepoli. Per questo ci rivela, come abbiamo visto ieri, la Sua parola, ci rivela i Suoi segreti, ci rivela il mistero del Suo amore. In questa camera nuziale, in questa stanza nuziale, in questo talamo, che è il segreto della comunità. Il segreto. Sapete che nella Chiesa primitiva c'erano arcani. Per questo dice, le cose che vi sono dette nel segreto, poi se noi viviamo in contraddizione, cioè se noi viviamo ipocritamente, se noi ci chiudiamo alla grazia e viviamo una doppia vita, bene, tutto questo sarà svelato. Svelato. Fratelli, è molto serio. L'amore di Dio è una cosa seria. Non è una cosa sdolcinata. L'amore di Dio è quanto di più serio ci sia nella nostra vita. Tanto seria che Dio ha offerto il suo figlio. Cioè che Dio stesso nel suo figlio Gesù Cristo è morto. Gesù Cristo è morto, fratello. L'amore l'ha fatto morire. L'amore per te, per me. E attraverso di me, attraverso di te,
attraverso la Chiesa l'amore a ogni persona. Ha condotto Gesù Cristo al patibolo. Pensa quanto è seria la cosa. Chi ha incontrato questo amore non può vivere contro questo amore. Cioè, i suoi gesti non possono essere testimoni di Satana. Non si può amare Dio e Mammona, ossia amare l'uno e si odierà l'altro. Non si può correre su due cavalli. È impossibile, è inconcepibile. Non, è pena la schizofrenia, pena l'impazzimento, che è la rivelazione. Non c'è niente che sarà tenuto nascosto, perché tutto quello che ci è dato è per il mondo. Tutto quello che è dato, che ci è dato nella Chiesa, è per chi ci è accanto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È naturale, è la nuova natura, è la natura divina in noi, che spontaneamente, come dice anche la parabola, no? Produce il frutto, spontaneamente, perché c'è una spontaneità che deriva dalla vita divina che abbiamo dentro. Allora se le nostre opere contraddicono questo, significa che questa vita divina l'abbiamo chiusa in un cassetto, l'abbiamo sepolta, come diciamo prima, l'abbiamo nascosta per paura. L'abbiamo nascosta per paura. E allora la nostra vita è ipocrita, contraddice e fa un male impressionante ai tuoi figli. Se tu sei attaccato ai soldi, stai uccidendo i tuoi figli. Se tu sei cristiano, se tu sei in un cammino di fede, se tu... Se la parola viene a te e sei attaccato ai soldi, per esempio, faccio un esempio, è sempre lì, angosciato per il domani, sei sempre angosciato per il domani. Non... Fai malissimo ai tuoi figli, non ci sono parole che gli vai a dire. Non comportarti così, non comportarti colà. Sono solo nevrosi, è solo perbenismo. E i figli lo fiutano. La fede, senza le opere, è morta e uccide con la sua morte chi gli sta attorno. E questo, se tu credi di avere qualcosa, dice il Vangelo oggi, ti sarà tolto pure quello che hai. Come misuri tu? È l'avarizia del cuore, l'avarizia che viene dalla menzogna del demonio, che usa bilance false, con le quali, di fronte alla croce, di fronte alla realtà, di fronte alle sofferenze, di fronte ai problemi, di fronte alla malattia, di fronte a una difficoltà, di fronte al sesto figlio, eccetera, di fronte al fatto che per esempio hai perduto un bambino, che ti sei aperta la vita, plaf, il tuo sesto figlio, il quinto figlio, il quarto figlio, e lo perdi, o ti si ammala, allora lì va subito il demonio con le sue bilance false per misurare l'amore di Dio, ma sono bilance false, Ci hai visto? Non ti ama, caro mio. Guarda, allora, con la misura con la quale misurate, sarete misurati. Cioè, se tu accogli questa la bilancia taroccata, la misura taroccata del demonio, allora sarai misurato anche tu così. Cioè, nel senso che non è una vendetta o un castigo di Dio. No. Se tu misuri così, quello ci avrai. Se tu pensi che l'amore di Dio è nulla, è una menzogna, è una presa in giro, è un inganno, allora sarai schiavo di quell'inganno, che parla del demonio. E quello che tu pensavi di avere, forse la famiglia stessa, la salute, i doni che Dio ti dà per stare sul candelabro, ti sarà tolto anche quello, cioè la grazia per vivere nella storia ti sarà tolta. Allora, quello che forse noi tante volte ci sediamo, no? Ci imborghesiamo, pensiamo di essere arrivati, che comunque insomma le cose non vanno poi così male, oppure siamo tentati, come dicevo prima. Ebbene, arriva il momento in cui tu pensi di aver ottenuto qualcosa, dimentichi, come dice il Signore quando il popolo di Israele sta per entrare nella terra promessa, dice: guardati dal dimenticare, cioè guardati dal misurare male le cose, attenzione, guardati, dice la parola, guarda,
dice la traduzione esatta dal greco, guarda la tua vita, guarda bene chi ti ha fatto entrare nella terra promessa, perché se tu pensi che è stata la tua forza, se tu pensi che è stata le tue capacità, che sono state le tue buone disposizioni, i tuoi sforzi, le tue preghiere, allora ti sarà tolto anche quello. Lo dice il Signore già al popolo di Israele e lo ripete a noi oggi. Allora coraggio, perché nella Chiesa noi abbiamo una bilancia giusta, nella Chiesa noi abbiamo una bilancia esatta, quella che ci fa pesare perfettamente l'amore di Dio e risulta sempre infinito, sproporzionato alle nostre debolezze, alle nostre incoerenze. Ma solo nella Chiesa possiamo misurare, cioè avere gli occhi aperti e accogliere la parola che viene. Allora tutto quello che riceviamo nell'intimità di Cristo, nell'intimità con Cristo, verrà alla luce e sarà luce e illuminerà il mondo, illuminerà i tuoi figli. Allora non vivrai attaccato al denaro, vivrai una malattia santamente, e quello sarà il segno, la testimonianza che appoggerà la tua parola, i segni che confermano la tua parola in te e in chi crede, in chi ti ascolta, i tuoi figli, i tuoi parenti, i tuoi colleghi di lavoro, i compagni di scuola, il tuo fidanzato, la tua fidanzata, la tua suocera, chiunque, anche i tuoi nemici. Allora coraggio, fratelli, coraggio. Lasciamo che la Chiesa misuri per noi la nostra vita e la parola di Dio che si fa carne nella nostra vita. Cioè lasciamoci guidare, lasciamoci illuminare, lasciamoci amare nella Chiesa, che pesi per noi, misuri per noi l'amore infinito di Dio, ce lo rinnovi ogni giorno, ce lo riannunci ogni giorno, come oggi. Coraggio, Dio ci ama infinitamente, a chi ha sarà dato più amore, hai amore, ti sarà dato ancora più amore, hai spirito, ancora più spirito, hai fede, ancora più fede, nel senso che crescerai che fino all'ultimo giorno, dove stenderai veramente, fisicamente, forse nel martirio, alcuni di noi saranno martiri fisici, nel martirio che ci attende tutti i giorni fino all'ultimo, in questo candelabro a forma di croce che il mondo sta aspettando. Che il mondo sta aspettando da noi. Buona giornata.